Terminata a San Severo l'ottava edizione del Kinder più Sport Under 14 di Sciabola, il Palasport Falcone Borsellino nel fine settimana ha accolto più di 450 atleti da tutto lo stivale. Tra gli allenatori presenti a bordo pedana per seguire i giovani atleti, anche due campioni olimpici partenopei, Gigi Tarantino e Diego Occhiuzzi. La scherma in realtà è uno sport che va sempre, sta andando molto bene, sia dai risultati degli atleti top, sia con le iscrizioni per i ragazzi giovani. Quindi noi siamo felici di far parte solamente di questa piramide, siamo solamente la punta di questa piramide, ma tutta quanta la gente che partecipa a queste gare per noi è fondamentale che ci sia. Ecco, quindi bisogna continuare con questa strada e soprattutto i ragazzi anche dei vostri club devono continuare su questa strada perché è la strada giusta. Prima vedevo un bambino che ti chiedeva ansioso l'autografo, gli hai firmato il guanto. Quando accade una situazione del genere, quanta responsabilità ti senti addosso? Per loro sei un idolo. No, questo mi fa piacere solamente, voglio dire, vuol dire che in questi anni qualcosa di buono è stato fatto e soprattutto che ho trasmesso qualche emozione a questi ragazzi. Io vengo molto volentieri a queste gare perché credo che l'importanza di noi atleti è tanta. Abbiamo il dovere di trasmettere quello che veramente noi abbiamo dentro, per cui è importante, io personalmente sono molto felice di continuare di essere qui e di far sì che i ragazzi possano conoscermi e conoscere le mie emozioni. Questa manifestazione è una manifestazione di altissimo livello, quindi ci sono parecchi ragazzini agguerriti, anche i maestri devono essere agguerriti per spronare i propri atleti. Devo dire che di anno in anno, anche se non è aumentato, come mi dicevi tu, il numero degli iscritti, però è aumentato sicuramente il livello tecnico e questo resta sempre un appuntamento molto importante. Ogni 4 anni, e quest'anno ci sono le Olimpiadi, quindi la domanda è, diciamo, è quasi ovvia. Si percepisce un'atmosfera diversa. Ecco, da un lato la forte energia di questo evento, ma dall'altro poi quando finiscono le Olimpiadi un po' i riflettori si spengono. I riflettori si spengono, però devo dire che dopo le Olimpiadi la scherma ha un ritorno di immagini altissimo perché siamo la specialità che porta più medaglie all'Italia. Di conseguenza c'è subito un aumento degli iscritti e bisogna cavalcare subito l'onda dei risultati per poter invogliare e convogliare l'energia affinché tutti possano fare scherma.